Sul, sul, simmers, e non, bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale, io sono Baluccia Sims, e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Nozzo Berry Challenge. E come vi avevo preannunciato, siamo con la nostra Erixia. Sì, Erixia, buonanotte, ragazzi, scusate, con Gracie. Ti sei fatta pettinare? Ma perché parli? Ti devi far pettinare e truccare per l'ingaggio? Tratto del corso tutte le conoscenze che poteva. Perfetto. E, sviluppa l'abilità di carisma. Sì, tu sviluppa il carisma. Che male non ti fa. Tu la manualità. Tu? Lui dovrebbe soltanto, ragazzi, vi mostro perché sono riuscita a farlo arrivare fino a questo punto. Deve far soltanto attraversare la struttura d'arrampicata 3 volte. Quindi devo fare velocissima a gestire questa giornata di Erixia. Io volevo mostrarvela perché ci tengo appunto a accompagnarla step by step, no? In questa scalata al successo, però devo davvero accelerare perché abbiamo tante cose da fare oggi. Finisce alle 17, meno male. Quindi sbrighiamoci, tesoro mio, che qua meravigliosa, davvero. Giusto una rinfrescatina. Sei pronta per fare questa messa in piega? Va bene, ma basta che non tieni, sei troppo vicina alla chioma, tesoro, ma è un professionista. In teoria, nella pratica non lo so, ma in teoria sì. E quindi sì, siamo con Gracie, ragazzi, al suo lavoro. La lezione di Kiro inizierà tra circa un'ora. Meno male, sono riuscita anche in tempo a far finire i compiti a lui, oh, bionda quest'oggi. Come ti vedi, cara? Bene, dai. Potevo essere bionda dopo tutto. Eh sì. Papà è biondo, quindi avresti potuto. Ma ti vedo meglio grigia, tesoro. Poi forse sarà questa acconciatura, ma però non stai malissimo, solo che non riesco. Non mi convince, non lo so. Comunque, andiamo ad indossare anche il costume. Quindi metti il costume per l'ingaggio. Vai, tesoro mio. Dopodiché ci eserciteremo un po' nella recitazione. Pubblicheremo la storia su Instagram. Ciao cara, come va? Tutto bene? Airi, sono pronta per la prova costume. Sì, vabbè, non è che devi andare al mare, tesoro, cioè, nel senso, ti devi mettere il costume di scena. Che dici? Questa volta usiamo questo colore e non lo vedo neanche questa volta. Eh sì, è vero, hai ragione, ma sì, fidati di me. Ti dona la tua carnagione. Quindi via! E in un attimo, rieccoci qua. Olè, tesoro, sei adorabile. Veramente adorabile. Però non voglio vedere il Plumbob qua dietro, via. Vabbè, non voglio neanche vedere il muro. Dai, così. Ok. Perfetto, tesoro. Siamo pronti per esercitarci nella recitazione, ovvero immaginiamo ripassare un po' le battute. Esercitati nel ballo, ancora, direi di no. Queste stanno litigando, va bene. No, lei. Salve a tutti! Lei proprio passa in mezzo e se ne sbatte. Fidati, è la cosa migliore. Allora, sono davanti a un lago? No, no, non era la scena del lago. La scena del lago sarà la prossima volta. Sì, vabbè, come no. Tetsuya, ma quanto sei carino conciato in questo modo stavolta? No, forse la battuta dovrei. Sì, era questa la battuta, ok? Le onde mi spingono lontano. Ma faccio il possibile per resistere. Ma che se ne fa, una festa? Ma oh, ma qua si brinda! E tra l'altro, quello che era il regista, ragazzi, adesso è un produttore. Ha cambiato idea. Kiro è andato a lezione, quindi, caro, ascolta attivamente. Ci hanno ripensato, tesoro. Usa interazioni buffe sul set. Quindi, no, non puoi. Ma è il compleanno di qualcuno? Vieni a usare interazioni buffe. Buffo. Racconta una storia buffa, perché tra l'altro, ragazzi, oggi è anche il giorno del raccolto, quindi dobbiamo fare tutto, un sacco di cose.
Sicuramente dividerò la registrazione in più parti perché vorrei questa prima parte dedicarla al suo lavoro, poi dedicarla la seconda parte, diciamo, dedicarla al compleanno del piccolo Guré e di conseguenza anche poi al Festival del Raccolto, se riusciamo a farlo, se no pazienza. Claudia? Claudia Barbieri, ma non eri grasso l'altra volta? Ti sei sposata? Con Paolo Barbieri, auguri, cara! Ah, vai, pubblica su Instagram. Dov'è? No, è all'inizio. Aggiungi la storia. Sì, ma basta ciarlare però, tesoro mio. Aggiungi la storia. Tesoro? Sono qui! Hashtag recitazione, hashtag ballerina, hashtag vai. Ok, va bene, come ti pare. Allora, dunque, dir regista che sei disponibile, mangia il cibo, ma non hai particolarmente appetito, quindi direi che comunicheremo al regista che ora è questo tizio. Riceviamo appunti come prima cosa. E poi diciamo al regista appunto che siamo pronti. Sempre se trovo l'interazione. Perché qua, ragazzi, è veramente... Allora, impara a conoscerlo, va, così fai pure le interazioni per il... Oh, di al regista che sei disponibile a girare per il Festival del Raccolto. Del Raccolto. Sì, direi che c'è abbastanza colore nella scena. Io, se volete, sono pronta. Sono gasatissima. Ok, va bene, tesoro, l'abbiamo capito. Vai. Interpreta la scena della virata di una nave. Interpreta la scena della dimostrazione di un prodotto. Quindi il carisma mostra il prodotto rischioso. Beh, abbiamo 5 però come livello di carisma. Quindi direi che possiamo permettercelo. Dai, siamo a metà strada. Io ci provo, ragazzi. Vai, rischioso. Chi non risica, non rosica. Vai così, tesoro. Aspettate che faccio soltanto una cosa. Prenditi sto plumbob, patato. Grazie. E via. Via. Ma perché ti sei messa qua? Ma me lo pubblicizzi così il prodotto? A me non ho parole, scusa. Ma di lato? Vabbè. Ragazzi, che vi devo dire? Vai. Mo' si è girata. Comprate anche voi questo prodotto, il detersivo del pappagallo. Vi farà sentire puliti e freschi come se foste sulla nave. Ok, tesoro, non aveva senso quello che hai detto, ma tante cose nella vita non hanno senso, quindi figuriamoci. Allora, dunque, ruota il timone rischioso. Quanto abbiamo ora di recitazione che io non me lo ricordo più? Non siamo ancora arrivati al livello 5, però dai ragazzi, proviamo a fare questa interpretazione con questa scena con il rischioso. Vai. Terra! Presto! Tenetevi forte! Ok, va bene tesoro. Però sembravi veramente molto... Te la sentivi proprio calda questa interpretazione, tesoro, brava. Ma tu stai andando a lavorare, vai al lavoro! Santa Peppa! Lavora sodo, ma tu mi dovevi andare a lavorare dalle 10, porca pera, ragazzi, mannaggia la miseria. Ok, interpreta la scena di un'asciugatura. Asciuga, rischioso sempre, perché ormai ce la rischiamo alla grande, ragazzi, basta, questo... Abbiamo deciso che sarà così oggi, rischiamo tutto, via. Fate come me, sarà un gioco dei ragazzi, pulire i pavimenti. Sì, non era una pubblicità, tesoro, vabbè. Bene, perfetto, il lavoro finisce alle 13:30, ragazzi. Tutto per il meglio, abbiamo finito. Hai un po' di fame? Dai, spaghetti o pasticcio di tonno? Prendi una porzione di pasticcio di tonno, mangia qualcosa, fai una presentazione garbata, ma l'avevi fa... Ah no, è un'altra!
Vai, vai a fare una presentazione garbata. Eccoci qui. E direi, ragazzi, che forse riusciamo anche a fare. Sì! Oh, Grace è candidata ad un premio per la sua interpretazione mozzafiato. Segui la prossima cerimonia di premiazione domenica alle 19 per vedere se ha vinto. Non ci credo. Abbiamo finito. Grace ha finito tutte le proprie scene. La troupe sta smobilitando e il materiale filmato viene inviato al montaggio. Denaro guadagnato 534 simoleon. Fama guadagnata 2 stelline. Rimani nel lotto, vai a casa. Beh, direi di andare a casa. No, rimani nel lotto, dai, finisci di mangiare. Quindi è candidata a un premio, fantastico, ragazzi. Ma fantastico proprio. Debuttante illustre. Brava tesoro, stai iniziando a diventare famosa. Del resto hai fatto già anche qualcosina, qua che cosa c'è? Adora la tradizione di giardinaggio, davvero tesoro? Allora dovremmo darci da fare con il giardinaggio. Bene. Fai una presentazione garbata, però, amor mio. Su. E cerca di raccontare delle storie. Vedo che ti piace raccontare storie, quindi racconta delle storie. No, brindisi, direi di no. Ah, forse stavano festeggiando perché oggi è il giorno del Festival del Raccolto. Non flirtante, avventuroso e malvagio. Oh, sempre bei soggetti, ragazzi, devo dire. Proprio mai una gioia. Racconta una storia coinvolgente. La lezione di Kiro inizierà fra un'ora. Grayson ha guadagnato 329 durante la festività perché non si è andato al lavoro. Ragazzi, io poi mi dimentico perché è presa da qui. E vabbè, dai, ce l'hai domani una giornata di lavoro? Sì, dai. Domani, non ti preoccupare. Beh, direi che a questo punto tu non riuscirai a prendermi la promozione. Ma quando? Ma figuriamoci, sono quasi le tre. No, speriamo ragazzi che riuscirà ad arrivare alla fine, insomma, a realizzare tutto ciò che ha in mente. Ma sei incinta? Ma che bello, ragazzi! Allora, vediamo un po'. Facciamo incinta di un neonato. Ok, coniuge Edoardo Barbieri. Sì, è sempre lei. Ma tutti i barbieri, ma che vi siete sposati fra fratelli? Vabbè. Comunque, ragazzi, no, io direi di fare così. Ci fermiamo qua per questo episodio. Mi rendo conto che magari è stato un pochino più breve del normale. Però sì, vorrei godermi il compleanno di Gyuhye e il giorno del raccolto con più calma. Quindi la nostra avrà mangiato, se ne tornerà con calma a casa. E suona le trombe, sì, lei cercherà di raccontare una storia sensazionale, cercherà di fare, no, sì, riconoscente, ancora regista, riconoscente per quella parte dell'altra volta. E direi che prima di concludere l'episodio, però, faremo un'altra cosa. La nostra adesso, sentimento acquisito, va bene. Ok, dicevo, fatemi vedere. La nostra è ancora un'attrice ospite, quindi dobbiamo ancora aspettare, ma quando arriverà al livello 5, intanto le faccio, scelgo insieme a voi la prossima audizione, quando arriverà al livello 5, come avevo già anticipato, cambierà la sua, come si chiama, l'agenzia, ecco appunto, perché so, cioè ha sbloccato quelle migliori, quindi direi che, perché no? Figura di serie B. Ma perché sei così agitata, cara? Quanto sei carina. Tenta una presentazione in tutto ciò. Basta ciarlare però, tesoro. Fai questa cosa, vai, tenta una presentazione e poi concludiamo l'episodio perché sono le 15. Erixia è tornata sicuramente a casa, quindi cura il giardino nel frattempo. Tu ascolta attivamente tu, ragazzi, porca pera, non mi posso distrarre un momento. Guardate lei. Oh, mamma mia! Sei straordinaria, davvero? Ok, va bene. Dunque, ferramenta. No, ragazzi, ferramenta Vladislaus, perché il livello 2 di manualità non ce la vedo. Farmaci preclinici, livello 2 di comicità. Avventure sul Mar Morto l'abbiamo fatto, livello 3 di forma fisica. Le creature della foresta. No, facciamo farmaci preclinici. La farmaci preclinici sta cercando attori che impersonino medici gioviali e pazienti felicemente guariti per una varietà di farmaci da prescrizione. L'indubbio vantaggio dei prodotti della farmaci preclinici è la pubblicizzata assenza di effetti collaterali noti, in virtù del fatto che non viene eseguita alcuna sperimentazione. In fondo si tratta di dettagli insignificanti, sì, come no. Dai, possiamo sviluppare il livello 2 di comicità. Sei a livello 1, quindi dai, possiamo farlo.
cavarcela. E quindi, ragazzi, mentre la nostra cercherà di interagire con la tizia, ma perché esclama l'adorazione? No, direi di no, chiedi degli interessi al massimo. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Non vedo l'ora di registrare il prossimo, dai, esclama l'adorazione. Perché non vedo l'ora di vedere Gyuri finalmente adolescente. Così avremo un altro adolescente, saranno tutti grandi, basta bambini, perché voglio vederli, ragazzi, tuffarsi nel futuro. Quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. E quando sono bambini comunque sono più... confrontati con Megumi, condividi una storia personale, va bene. Sono più limitati, diciamo, no? Per quello che possono fare, intendo, quindi... sono wow, lo studio ha espresso commenti positivi sulla tua interpretazione in quello spot pubblicitario. Non sappiamo bene come comportarci. Di solito le nostre risposte contengono solo qualche scusa preconfezionata a giustificare un'interpretazione scadente. Dopodiché è il turno della prossima comparsa della fila. Bel lavoro, non pensare però di meritarti un aumento. Grazie, molto gentili. Comunque, dicevo, lasciamola chiacchierare e noi ci fermiamo qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, ragazzi, come sempre ovviamente io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtubers. Andate in tutti i loro canali, ragazzi, davvero, iscrivetevi, attivate le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video e soprattutto commentate, sosteneteli. Ci vediamo nel prossimo episodio con il compleanno di Gyuri e i festeggiamenti per il festival del raccolto, diciamo il giorno del raccolto, quello che è. Io vi abbraccio forti, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Ci vediamo nel prossimo, sul Soul Simmers. E non...